Basket e calcio a 5 atletica con rappresentative dallo Zen di Palermo a Bari Vecchia e periferie di Pescara, ma anche incontri imperdibili con la vedova Schifani e la moglie di Pietro Mennea e poi laboratori, flash mob in tribunale per una 4 giorni di totale immersione nella cultura della legalità in occasione del triste anniversario della strage di Capaci. Questo è il ricco cartellone messo in piedi dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Pescara in collaborazione con l'associazione Prossimità alle istituzioni e l'ufficio scolastico provinciale, con il conseguente coinvolgimento di ben 5 scuole della città, a partire da sabato 20 fino a martedì 23 maggio. Sì, quest'anno abbiamo voluto lanciare questo programma, questo evento Capaci di, perché i nostri ragazzi sono capaci di avere un rapporto importante con la legalità. Il ragazzo in questo nostro progetto dell'evidente natura sociale diventa il centro del nostro, diciamo, modo di agire. Quindi ci saranno tanti convegni, tante lezioni, ma soprattutto con due elementi. Uno praticamente è quello sarà educativo, riconoscere che la legalità è al centro dell'azione, deve governare la nostra vita in ogni istante. Poi, in secondo luogo, vogliamo anche fare, anche dal punto di vista pratico, ci saranno degli eventi dove ci saranno gli stessi operatori delle forze di polizia, il presidente del tribunale, la procura, il presidente del tribunale minorenni, che verranno a fare delle azioni, anche delle lezioni importanti per i nostri ragazzi, per dire attenzione, è importante rispettare le leggi. Quindi arriva un livello educativo elevato e la dimostrazione è che la stragrande maggioranza degli istituti scolastici, delle scuole superiori, hanno voluto con forza partecipare a queste nostre iniziative.